Era il 26 settembre 1944, quando un'incursione aerea degli anglo-americani portò all'affondamento del battello Milano. L'imbarcazione era in servizio sul Lago Maggiore dal 1912, quando fu varata. Alle 9 del mattino di quel giorno partì dall'Aveno con destinazione Intra. A bordo c'erano 40 uomini del battaglione M Venezia Giulia della Repubblica Sociale, oltre ad una trentina di civili. Il battello era a metà del percorso quando venne mitragliato da un aereo inglese. Molte persone morirono nell'attacco e a bordo scoppiò un violento incendio. Grazie a manovre di fortuna si riuscì a far approdare il battello alla riva, davanti alla villa Eremitaggio e ai piedi della Castagnola. Da lì vennero fatti sbarcare feriti e superstiti, poi tra le 16 e le 17 il battello affondò. Più volte nel corso degli anni si è cercato di individuarne il relitto, ma senza successo. L'ultimo tentativo nel 2003. Oggi finalmente quel che resta del battello è stato individuato, grazie al nucleo sommozzatori Lombardia dei Vigili del Fuoco. Una missione nata quasi per caso, sono stati i loro colleghi di Verbania, che avevano contattato per poter eseguire delle esercitazioni nel lago, a suggerire di porre come obiettivo dell'addestramento l'individuazione del Milano. Cosa avvenuta martedì scorso grazie a Prometeo, ultimo ritrovato della tecnica in fatto di perlustrazioni subacquee, che grazie alle sue telecamere ha mostrato la scritta Milano sulla fiancata del relitto, dando la certezza del ritrovamento. Il battello, che durante l'affondamento si è spezzato in due, è stato localizzato adagiato sul fondo, 230 metri di profondità, e a circa 200 dal punto dove aveva raggiunto la costa. Grande la soddisfazione per questo risultato da parte di tutti i vigili del fuoco. Nei prossimi giorni saranno anche mostrate le immagini del battello e presumibilmente si comincerà a pensare che cosa ne sarà di questo relitto. Parlando con uno che si parlava, una signora che mi aveva chiesto informazione, che veniva da Busto Arsizio, aveva il bambino su verso la Ghifa, e mi ha chiesto se c'era pericolo. Ho detto no, di là no, non bombardato una casa lì, e vabbè, si discuteva. Parlando così, arrivano tre aerei dalla parte di Cannobbio. No? Io guardo, ah, gli aerei! Ho detto. Cioè, mi ricordo, sono tre caccia, tre. Scendono così e mitragliano. L'istinto di buttarsi a terra, no? Qualcuno dietro di me mi è venuto sulla schiena e io sono viva. Quello là ha spezzato la testa. Passato un po', tornano ancora tre volte. Hanno fatto il giro tre volte. Io li vedo ancora. Si è abbassato così. Ha preso fuoco subito il battello, perché la nafta, lo sporco, così. C'era il comandante, cioè quello che guida, così, sulla torretta, era traverso con la testa spezzata, era stato il primo ad andare. Ho detto, mamma mia, non andiamo più a Intra, perché il battello andava così, invece di andare dritto verso Intra, si girava verso Pallanza, della parte di lì, Stresa. E allora un signore dice, dov'è Intra? Si vede che non sapeva, si vede che era un ufficiale militare, ma aveva su una giacca. E allora ha saltato le fiamme, è andato su e ha fatto girare la ruota, insomma il timone, così. E allora il battello si è girato un po' sicché abbiamo impiegato più di 2 ore per arrivare e siamo andati sullo scoglio della Castagnola, sulla curva che fa così. Curva dell'Eden. Lì c'era già gente, c'è la decima Maspi a Pallanza e così ci hanno
legate con la corda e ci hanno tirato su come scimmie, sulla corda così. Dopo io non sono stata lì perché tanti magari erano sotto, che il battello sotto, sa dove al riparo, non so. E così non sono stata lì, c'erano lì, dopo io non ho visto più niente.